Ovviamente faccio partire il countdown e io non mi introduco. Genio! Però da subito faccio partire la sigla così, senza... Anzi, come vorrebbe... Faccio una citazione alla Duroc. Alla Duroc. Eccoci qua, bentornati. Ce la facciamo? Io ho appena scoperto che si è rotto il microfono, o meglio, ho avuto la conferma dalla volta scorsa che si è rotto il microfono e questa è una bruttissima notizia, quindi vi prego di contribuire in qualche modo, anche solo mi dispiace. Questa sera, sì, la tintura, ma guarda come sto messo, guarda, guarda Mike, il buon Michele Aponte, esattamente, proprio entra, diciamo, in te che è scivolato due gambe in pieno, proprio, senza colpo ferire, sì, ma Mike, ma io sono invecchiato in una maniera che tu non immagini. Guarda anche la barca, niente, un relitto umano. Ma questa sera invece abbiamo una persona che è un fiore, cioè proprio nel pieno della sua gioventù, e che con la sua, diciamo, poca esperienza. Ci porta qui un paio d'argomenti, insomma, farà lo sbruffone, sappiatelo. E lui, diciamo che è uno da unpopular opinion, ma non lo scrive, ma non lo scrive. Vabbè, no, in realtà è il solito caro amico, è Gabriele Santomaggio, che non dico che è un piacere averlo qua, perché poi mi dico, lo dici per tutti. Quindi, insomma, va bene così. Proprio Va bene, nel Gabri. fiore dell'età. Scusami, cioè, tra l'altro hai una maglietta di un gruppo particolarmente attuale, Sì, esatto. E anche il poster dietro è dello stesso esatto, gruppo, quindi tutta roba molto recente, quindi mo insomma, molto nuova, proprio esatto. per questo stasera parleremo del nuovo, come dire, della nuova ondata tecnologica che è il famoso no code, di cui oramai siamo. Allora, in realtà, certi versi lo sfioriamo come concetto, no? Nel senso che è un po' un tema che si tratta, anzi, scusami, c'entro tubo. Gabri, presentati, sei famoso a livello internazionale, era anche i Grammy, pensate un po', ma vabbè, è giusto presentarsi. Adesso mi presento tipo ciao. Sono Gabriele, canto e ballo. Esatto. Vabbè, mi presento velocemente, va. Mi chiamo Gabriele e lavoro in VMware per il core team di RabbitMQ e anche per il platform team, quindi faccio un po' core, un po' platform team. Il platform team ci occupiamo di Kubernetes e tante buzzword, ce l'abbiamo più o meno tutte, ci manca probabilmente dinne una e ce l'abbiamo. Mentre nel core team facciamo Rabbit proprio, magari se non lo conoscete, rabbitmq.com. That's all for. Ok, diciamo che già mi sembra piuttosto sufficiente. Proprio per questo, con Gabriele, ci siamo incrociati e abbiamo detto: ok, dobbiamo richiacchierare, ma di che cosa possiamo parlare? Questo è un tema che in realtà abbiamo trattato anche nel passato, che abbiamo trattato, diciamo, più dal punto di vista strettamente dello sviluppatore, però io voglio portare questo discorso a più livelli. Qual è il discorso? Lo diciamo, perché se no stiamo parlando del niente. E cioè di un'elevata astrazione che si sta raggiungendo, ormai si è anzi abbondantemente raggiunta, è un po' l'aver perso la possibilità di andare a toccare con mano determinati, dico temi, è sbagliato, però avvicinarsi più alla macchina, diciamo, evitando forse un po' di questi livelli di astrazione che ci allontanano un po' da quello che è poi il vero e proprio sviluppo. Ti giro subito una domanda. Io, come ben sai, diciamo, sono piuttosto, cioè, vivo in maniera piuttosto parallela all'ambito DevOps, nel senso che è qualcosa che
mi ci scontro, però non lo affronto direttamente. Tempo fa, quando affrontavo il tema dell'astrazione, io parlavo sempre dal punto di vista strettamente di linguaggio di programmazione, nella mia competenza, quello che può essere un framework JavaScript piuttosto che scriverti le cose in vanilla. Però ho notato, Gabriele si è frizzato, no, ok? No. Ho notato che questo genere di astrazione è arrivata anche in maniera piuttosto preponderante anche in un ambito DevOps. Anche quindi in quell'ambito che sembrava più ancora toccare con mano a fondo le cose, no? Esatto, cioè non solo nell'ambito DevOps, ma anche se vogliamo in generale, anche io ho lavorato un po' sulla parte di machine learning, per esempio, che sembra una cosa figata, eccetera, eccetera, il deep learning in particolare, però il deep learning ad oggi tu scarichi delle librerie, ti scarichi, metti su i dati e ti funziona. Questo non è che ti esula da essere matematico, però un ignorante come me che si mette lì 5-6 mesi a smanettare ti tira fuori un qualche cosa di machine learning abbastanza rapidamente. Hai visto quante aziende adesso, aziende di machine learning e intelligenza artificiale nascono come funghi da tutte le parti. Però non è che sono tutti matematici oppure tutti super esperti, perché ci sono 5-6 librerie fatte veramente bene. Grande, ciao Francesco. fatte veramente bene, che tu ti metti lì, smanetti e dopo un po' ti tiri fuori algoritmi deep learning. Adesso pure l'Nvidia ha tirato fuori un SDK, no? Quando vedono tutti quei video che riconoscono la mano di qua e di là, non è il genio, è semplicemente un SDK fatto veramente bene da Nvidia o da altri tool che ti riconoscono la mano che si muove, capito? E io, a proposito di Nvidia, scusami Gabri, c'entra un tubo, però questa è stata una delle cose che mi ha stupito di più, il discorso di... Credo che sia stato sempre Nvidia a far vedere praticamente come si applicherà a brevissimo il machine learning sulle video call, no? Cioè quindi con la possibilità sostanzialmente attraverso il deep learning e tutto l'ambito di deepfake, di avere sostanzialmente la possibilità di... scusatemi, io butto giù un attimino di vari cosi che suonano, e che sostanzialmente ti dà la possibilità di stare lì e chiacchierare anche se tu non sei lì, riuscendo tranquillamente in real time a riproporre la tua immagine con un lip sync perfetto e quant'altro. Spettacolo. Però io mi domando... Scusami Gabri, cioè è vero, ma mi sembra un po'... Aspetta, c'è intanto Michele che dice ci sono anche big del cloud che danno servizi già pronti come i cognitive services di Microsoft. Verissimo. E che rendono sicuramente la vita più facile. Quindi io la vedo un po', non c'entro un tubo, ma la vedo un po' come la ricchezza distribuita nel mondo, no? Tipo il 10% della popolazione... E sostanzialmente hai in mano l'85% dell'economia mondiale, no? Io vedo un attimino un po' questa cosa, non c'entra niente con l'economia, ma io dico, cioè, ci sarà chi riscrive sti SDK, no? Cioè, ci sarà chi ha scritto quella libreria di machine learning. Forse si sta riducendo però moltissimo questa nicchia nei confronti di un... cioè si sta perdendo più l'approccio da sviluppatore più da utilizzatore, no? Esatto. Cioè, forse... No, esatto. Infatti, guarda, io innanzitutto non l'ho fatto prima, ma ti ringrazio per avermi dato la possibilità di fare quattro chiacchiere in merito, perché è una battaglia che io porto avanti da un po' di tempo, una battaglia veramente personale che io invito programmatori, giovani anche meno, perché non è che per fare il programmatore devi per forza avere 20 anni, puoi iniziare anche a 80 anni. Cioè, tra parentesi, il video di una signora giapponese di, mi pare, 70 anni, che ha iniziato a programmare, ha fatto delle app su... sì, è bellissimo. Vabbè, quindi mai troppo tardi. esatto, ma poi in realtà sappiamo bene che si dice che qualunque cosa tu pensi di saper fare bene, se vai su YouTube ci sarà un giapponese che dice mille volte meglio di te, no? Però dico, esattamente,
Esattamente. E quindi quello che sto vedendo oggi, per esperienza personale, eccetera, appunto, come dice anche Angelo, mettere insieme dei pezzetti, capito? Allora, quello che dicevo anche in introduzione, allora per il back-end prendo un framework, per il front-end prendo un framework, poi metto una git action, poi deployo su Kubernetes, poi vado su AWS di qua, di là, sotto e sopra. E a un certo punto la domanda è, ma siamo ancora programmatori o mettiamo semplicemente in piedi dei... Mettiamo insieme dei pezzetti. Questi pezzetti, alla fine, a un certo punto, al sistema operativo, tu ci arrivi. C'è qualcuno, sto cacchio di... Lo deve pur fare, capito? Qualcuno deve conoscere quel livello. cacchio, qualcuno Va deve bene che fare le macchine ragionano da sole, ma diciamo c'è un limite a tutto. le cose. C'è un limite a tutto. Esattamente, e quindi quello che si sta vedendo è uno sbilanciamento sostanzialmente tra le persone che fanno framework, librerie di basso livello e gli utilizzatori. Che significa? Non è che è necessariamente il male, infatti l'avevo scritto anche nei commenti, no? Si stava meglio quando si stava peggio, non è così, cioè nel senso ben venga che ci siano tutti questi framework. Io mi immagino fra un po' di anni e te che andiamo dietro i programmatori con le mani dietro la schiena, Noi come facciamo gli umarell del codice. È chiaro, mettiamo questo lì è evidente. dietro con le mani dietro la schiena, io all'età tua. Esatto. Ma guarda, te lo devo dire, già lo faccio. Ah, È ecco, triste, ma già lo faccio. Ma esatto. comunque è assolutamente vero. Scusami, io volevo aggiungere una cosa a questo, a parte della carogna di Michele, se lo faccio io posso farlo benissimo. Ma tra l'altro io e il basso livello, cioè siamo in strade diametralmente opposte. Però, Gabri, ti faccio ti dico una bella cosa, che non è bella, anzi è una provocazione, ma io oggi mi sono svegliato stamattina di unpopular opinion, sappi, cioè tu lo sai meglio di me, abbiamo Cacchio avuto di modo di commentarla. Ti dico una cosa, è possibile che oggi, ora al netto della passione, io qua la isolo, poi parliamo di qualche amico che lavora con delle astrazioni e la sera si fa le live su Twitch per imparare Rust, giusto? Quindi è cioè, roba molto diversa tra loro. Però ti faccio una domanda, è possibile che oggi, se noi affianchiamo il basso livello, voglio far vedere la mano, il basso livello con l'astrazione, nel mezzo ci sta l'economia. No? Che cosa intendo? Esatto. Dal punto di vista di una persona che oggi si affaccia alla programmazione, sicuramente raggiungere uno stato di diciamo una RAL che gli possa portare veramente da vivere, sicuramente oggi è molto più semplice lavorando da astrazione. Cioè, se io mi devo trovare un lavoro, lo trovo molto più facilmente se faccio Angular, se conosco i servizi cognitive di Microsoft, cioè è molto più probabile che il mercato mi offra anche una strada più breve. Cioè oggi il basso livello quanto è relegato alla passione e quanto è relegato alla buona paga, chiamiamola così. Allora, ti rispondo con un paio di post che ho letto in giro. Allora, se tu inizi a programmare e dopo un anno, 2 anni, mettiamo così, riesci a trovare lavoro come front-end o back-end, io me lo auguro a tutti quanti trovare il lavoro della propria vita, non è che sto dicendo di no. Quindi tu entri immediatamente in questo ambito, l'ambito dell'informatica. Magari ci entri, che ne so, a 25 anni, 26 anni, 27 anni. Il nostro problema è che a un certo punto cresci. No, no, uno non lo sa, però a un certo punto Sì, della perché propria... poi diciamo che è piuttosto inevitabile. È piuttosto inevitabile, a un certo punto cresci. Quindi o ti verticalizzi così tanto, sei così bravo in quel determinato argomento che vogliono proprio te perché non c'è nessun altro, oppure a un certo punto della tua vita vieni seccato, vieni tagliato fuori dalla prossima persona che ha speso 2 anni per
imparare quel determinato argomento. Non volevo essere così crudo, ma lo voglio essere. Io ho 45 anni e faccio ancora lo sviluppatore. Io voglio morire a 90 anni o non so quando, programmando, capito? Ma quanta gente può ancora fare il programmatore a 45 anni e magari prendere anche, diciamo, un stipendio ragionevole, capito? Cioè, perché devono prendere un Santo Maggio Gabriele e non prendere un Pippo qualunque bravissimo, magari anche super bravo, di 26 anni, 30 anni e dargli magari il 40, il 50% in meno del mio stipendio? Aspetta, vediamo se ho colto bene. Qui in questo caso, quindi, facciamo una riflessione più che altro sulla, cioè tu dici: io oggi riesco ad essere competitivo perché sono rimasto sul pezzo, mi sembra di capire, no? Ma perché un giovane dopo N anni può essere già competitivo su questa fascia di mercato? Io ti dico, secondo me, innanzitutto oggi, primo se ho capito bene la cosa, ma intanto ti rispondo per quello che ho capito. Secondo me oggi innanzitutto c'è un'enorme difficoltà di orientamento, inevitabilmente. È molto diversa l'informatica da quando hai cominciato tu, da quando ho cominciato io, e io so che non morirò scrivendo codice, non lo scrivo quasi più. Purtroppo aggiungerei, lo faccio io per la mia passione, però dico che probabilmente per un ragazzo oggi trovarsi a 25 anni con, a parte con l'esperienza di Gabriele, ma quella te la danno gli anni, te la danno quante volte hai sbattuto su determinate problematiche, però di contro anche il patto che ha dovuto seguire è stato estremamente diverso dal tuo. Non è la stessa esperienza che hai potuto vivere tu nel tuo tempo e soprattutto con la tua passione, che ti consente di dire: senti, io ho 80 anni, voglio continuare a scrivere codice. Oggi, spesso e volentieri, non voglio fare il polemico, ci mancherebbe, ho tutti per volerlo fare, ma oggi più che mai il programmatore è diventato un lavoro. Noi ci siamo ritrovati a fare un lavoro, è un po' diverso come ottica, no? Cioè, noi volente o nolente ci siamo all'improvviso trovati a farlo per lavoro, quello che ci piaceva. Oggi invece uno dei lavori che puoi scegliere, esatto. Perché hai chi ti ci porta per mano, chi ti dice puoi fare lo sviluppatore così, facendo questo e quest'altro. Poi c'è chi è più brillante, c'è chi è meno brillante, quindi riesce in un tot di anni a diventare un competitor di Santo Maggio. Io glielo auguro, chiaramente. Cioè, io mi auguro che ci sia una nuova schiera di sviluppatori pronti a scalzare un Santo Maggio, no? Ma magari. E devo dire che ce n'è un sacco di ragazzi super validi, però secondo me oggi c'è anche tanta patinatura, di conseguenza questa cosa un po' secondo me può spiazzare. Ora io ti faccio una domanda molto diretta: secondo te oggi qual è l'ambito che soffre più di questo genere di problemi, cioè di questa astrazione, ripeto, astrazione tematica, cioè scusatemi, astrazione in termini di strumenti, però c'è, cioè, chi è che non è che non ha più bisogno veramente di scrivere codice a basso livello? Ovviamente scrivere a bitmap lo scrive per forza, ma quanti sono rispetto a quelli che poi lo useranno? Questa è una bellissima domanda. Io penso che la maggior parte, ieri abbiamo fatto un corso sulla Bash, proprio su roba del 1972, addirittura della Shell. E ieri si diceva proprio che ci sono persone, sviluppatori, voglio dire, va benissimo così, che vivono normalmente, serenamente, senza mai aver utilizzato una Bash nella loro vita. Quindi, cioè, va benissimo così. Quello che per rispondere alla tua domanda, chi soffre di più?
Non lo so, cioè io penso che alla fine c'è talmente tanta scelta ad oggi che uno può tranquillamente evitare tutti questi sbattimenti. Ti ricordi quel post che ho scritto su LinkedIn che poi l'ho dovuto cancellare? Una valangata di insulti. Quello di cui sono preoccupato, e mi rivolgo a chi inizia questo percorso, guarda, io ho fatto lo stesso percorso a mio nipote, 18 anni, che si è iscritto ad informatica, a ingegneria informatica, dicendo devi studiare, punto. Devi studiare perché, ti ricordi, verso il 2004-2005, noi abbiamo già vissuto un'era come questa, che tu andavi in giro per strada con la maglietta, so usare il computer, ti prendevano e ti portavano dietro. Ti ricordi dopo però c'è stato un collasso e i programmatori non facevano più tanto gli splendidi? Ora questo periodo durerà di più, ma attendere, tutta questa festa finirà. Ora, no, ma quello non ci sono dubbi, cioè, ma anche capito? Perché l'accelerazione è stata troppo rapida anche per questi ultimi 2 anni, volendo o nolente. Troppo. Aziende che assumono programmatori con la pala proprio, gente che magari di un'esperienza non così lunga nel tempo, ma non significa lunga, dipende da quello che fai. La mia paura è che molte persone si possano ritrovare un giorno all'improvviso fuori mercato perché hanno investito X tempo su una cosa, boom, non quella cosa non serve più e ti ritrovi fuori. O io mi posso ritrovare bestemmiando contro l'app della mia banca perché chissà chi l'ha scritta. Fatto realmente accaduto, ragazzi, giuro. Cioè, c'è da dire anche questo. Anzi, guarda, c'è un commento di Angelo che secondo me è azzeccatissimo. Cioè, comunque, ora al netto del diventare obsoleti improvvisamente, che ora discutiamo, Gabri, però c'è questo, cioè non vuol dire che affrontare qualcosa oggi poi attendere sia più semplice. Cioè, tu oggi, per questo l'ho aggiunto, hai a che fare, qua mi piace molto, come dice, a riuscire a gestire l'entropia di tutte le integrazioni del debito tecnico, ma l'entropia delle integrazioni sta proprio nella, cioè è proprio strettamente collegato a quel tipo di astrazione. Io faccio sempre l'esempio benissimo nella mia competenza, ripeto, che è molto relegata a un ambito. È quello che dico, una cosa è essere sviluppatori front-end, una cosa è essere sviluppatori Angular, una cosa è essere sviluppatori React. Stiamo parlando di figure differenti. Cioè, oggi, dato che c'è più facilità possibilmente a entrare su una singola tecnologia, no? Perché ti ci puoi dedicare, c'è molto più isolamento, ti puoi occupare solo di un layer, di un livello, che sia architetturale o che sia, diciamo, un layer di sviluppo del tuo ambito. Il problema è che quando quello non ci sarà più, all'improvviso non solo ti trovi senza il tetto, ma le fondamenta appena si bagnano cominciano a crollare, no? Ma ora, ripeto, su questo non lo dico né con modestia, niente. Cioè lo dice uno che non si è mai ritenuto un ottimo programmatore, ma uno che ha provato sempre a guardare un po' dietro, no? Anche quando mi sono soffermato sulle cose, almeno riuscire a capire cosa c'è un po' oltre. Di conseguenza questa obsolescenza non è solo tecnologica. Abbiamo scritto applicazioni con tecnologie di qualunque genere, oggi ancora i programmatori COBOL si cercano, esattamente, e li strapagano, tra l'altro. Quindi comunque il problema reale esiste, e ora io lo sposto su un'altra, ti faccio una domanda un po' provocante, un po' provocatoria. Aspetta, c'era il caro mondo computazionale. Mario, ci siamo incontrati qualche settimana fa. Esiste anche il no-code basato su questi principi, ma rimane il fatto che almeno un minimo si deve conoscere quello che c'è sotto il cofano. Sì, no-code stiamo parlando proprio di astrazione massima. Invece io colgo un'astrazione da un altro livello, e qua ti faccio una domanda veramente tosta, secondo me.
E quindi quando parliamo di cloud, come la mettiamo? Cioè, no, vero, cioè, il cloud, ma io dico fortunatamente da un lato, anche perché se no vi tolgono sia GDE che le puppi, lo scherzo. Cioè, il cloud oggi ci porta in maniera estremamente astratta, ci risolve in maniera estremamente astratta una valanga di problemi. Cioè, noi faccio un esempio stupido. Stiamo realizzando un'architettura per un'applicazione che abbiamo realizzato, un'architettura basata su cloud. Ci stiamo il tempo che ci stiamo per farla, ma se una cosa del genere l'avessimo dovuta fare totalmente on premise, cioè da spararsi in bocca, Assolutamente sì, preparare un assolutamente anno sì. di lavoro. E questo come lo vediamo? Come un bene o come un male? O Allora, semplicemente una figura professionale differente? innanzitutto quello che sta avvenendo è solamente bene, cioè tutti i framework, il fatto di avere pronto, eccetera, io lo vedo come un bene, capito? E poi non sto qui, capito, come l'esperto dell'universo intero, capito? Io nel mio team sono più pippa di tutti, capito? Ah, scusa, tu non sei esperto dell'universo? No, allora ragazzi, la live finisce qui, perdonateci. capito? Quindi è tutto assolutamente un bene. Il cloud, per esempio, io vedo moltissimo parlare di serverless, tutti questi framework che fanno, eccetera, metti l'applicazione in 2 minuti, immagina una startup con quattro cose, boom, subito pronto e c'è tutto quanto pronto. Assolutamente, questo lo vedo per una startup, per una piccola azienda, è assolutamente il bene. Poi che ci siano 4-5 cloud che ci hanno tutto quanto loro, questo è un discorso che magari è un po', diciamo, politico, che non rientra in questo contesto, che probabilmente non è che sia proprio la cosa più bella del mondo, Grazie. però. Ok, però, cioè, assolutamente è tutto, va benissimo tutto quanto, cioè, non è che è quello il punto. Però ti aggiungo questa cosa. In realtà, però, cioè, quindi chi fa vabbè, stavo dicendo il cloud architect, però no, diciamo chi terraforma una piattaforma, un'architettura. Te la faccio proprio facile facile. È una figura professionale che vive di un livello d'astrazione importante. E la domanda a quel punto è, dato che diciamo l'ownership di queste piattaforme è relegata a pochissimi, 4-5 realtà, parliamo di questo nel mondo, quanto si rischia di diventare obsoleti? In questo caso, non so se sono, cioè, ho fatto una domanda di merda, cioè l'ho sposta veramente di merda. Però, Tu dici siccome sei quando detentore del sapere, spero tu l'abbia capito. vendor lock praticamente in una quando ti leghi troppo ad una piattaforma, questa piattaforma magari tu diventi espertissimo della piattaforma, poi ti trovi su un'altra, il vendor lock. Certo, se diventi vendor lock con Google, se Google fallisce, abbiamo un problema a livello universale. L'ultimo dei tuoi problemi è il fatto che diventi, Che sei capito? diventato Che obsoleto. sei diventato obsoleto, probabilmente abbiamo qualche altro problema. Quindi non penso, a meno che non diventi. Ecco, per esempio, faccio un esempio. Io ho lavorato per un po' di anni su OpenStack, OpenStack che era la promessa nel futuro della parte, diciamo, cloud, eccetera. Poi all'improvviso, da un momento all'altro, boom. Diventato OpenStack, adesso quasi non cioè si utilizza molto meno rispetto al passato. Kubernetes è stata una botta che ha rivoluzionato un po' il mondo dell'informatica, una ficata galattica. Però tu immaginati anni spesi a diventare esperto di OpenStack, a un certo momento non servi Boom. più, seppur ancora oggi mi arrivano offerti di lavoro su OpenStack e cioè ce n'è, no? È tipo il colpo di coda di COBOL che durerà i prossimi 20 anni Esatto. probabilmente, cioè, però per farti capire, ora se tu dovessi scegliere un lavoro su OpenStack o su Kubernetes, che sceglieresti? Probabilmente Vabbè, Kubernetes, è chiaro, è chiaro. capito? È Quindi quello che dà più lungimiranza. Però diventa. scusami, e quindi cosa stiamo dicendo per certi versi? Che la garanzia dell'obsolescenza te la dà un progetto che dietro a una grossa azienda? Probabilmente sì, probabilmente
Probabilmente sì. Comunque io voglio sapere che tu mi piaci un sacco come individuo, perché tu hai una fottuta onestà intellettuale che io apprezzo tantissimo. In moltissimi una risposta di questo genere avrebbe detto: ma no, ma in realtà il mondo è fatto dai programmatori e quant'altro. Sotto il punto di vista tecnologico, oggi, secondo me, poi ovviamente, attenzione, Google, i Google Glass li ha mandati a quel paese, attenzione, chi aveva investito in quello ci ha perso del tempo, un po' come hai fatto tu con OpenStack. Ma io non ho perso tempo, ho imparato. No, scusami, intendevo, hai perso, diciamo, cioè quel treno, diciamo, oramai si è fermato, ecco, vediamo sì. Così. Esperienza, sì. Questa cosa, sì, no, ma quello fuori di dubbio, questa cosa, però, diciamo che ci può portare quindi a scegliere una tecnologia, un'astrazione più per ciò che il mercato ci consente di vivere a più lungo termine, o affrontiamo quello che è una figata? Cioè, perché è difficile immaginare una cosa di ora. Io non allora, so. Aspetta, vabbè. Ti rispondo a questa cosa, che secondo me è il punto di questa conversazione, il punto al quale volevo arrivare. Allora, se noi inseguiamo la figata, se noi inseguiamo il framework più bello, il tool più bello, eccetera, quello che ci promette una certa garanzia a lungo termine, secondo me assolutamente non sbagliamo. Però quello che voglio dire è che se noi conosciamo le basi, cioè quello che c'è sotto, quello che c'è dietro Kubernetes, quello che c'è dietro OpenStack, quello che c'è dietro la serverless, quello che c'è dietro, capito? A noi passare da Kubernetes a Nomad, per esempio, che è un tool che ho scoperto l'altro giorno, a noi non cambia assolutamente niente. A noi non cambia niente perché noi abbiamo capito come funziona a basso livello questa cosa. E a noi cambiare da una parte all'altra non ci costa niente. Cioè, devi solo entrare nello strumento. Ma sì, questo. Poi devi conoscere i parametri, devi vedere le cose, di qua, di là, il networking su Nomad, ci ho perso 3 giorni per capire come funzionava, poi alla fine ho capito che era un NAT, capito? Cioè, però, quante persone conosco, cioè, riescono a dire, ah, ok, c'è, che ne so, c'è il NAT, come funziona? Ah, boh. Quante persone riescono a... E che non è una critica, però è un invito a cercare di capire come funzionano le cose un po' più a basso livello, nonostante a te non te ne freghi assolutamente niente perché tu fai tutt'altro, è semplicemente questo, un invito a capirlo. Quante persone dicono, che ne so, fai un'applicazione client server con il socket e fai una serializzazione senza utilizzare il JSON, fattela a mano. Quante persone sono in grado di fare una cosa del genere? Quante le faranno? Probabilmente non frega niente a nessuno, ma se tu capisci questa cosa, come funziona a basso livello, probabilmente quando ti si presenta un problema sul cloud o un problema di performance, capisci la differenza tra throughput e latenza, capisci la differenza tra, che ne so, i parametri di basso livello del sistema operativo, capisci che la serializzazione JSON è una stupidaggine assoluta. Io dico sempre, se noi togliessimo la serializzazione JSON, probabilmente inquineremo il 30% di meno a livello mondiale, e non è uno scherzo. Perché, no, sicuramente. Capito che cosa ti voglio dire? No, chiaro, però ti dico, ora ci sono un paio di commenti che ora mettiamo, non li ho ancora neanche letti, però ti dico una cosa. Allora, prima, anzi, mi sono venute 2 cose in mente. La cosa bella è che andiamo così, molto a braccio noi, e questa cosa mi piace un sacco. Mentre tu dicevi mentre facevi questo esempio, soprattutto il discorso di spostarsi da Kubernetes a Nomad, a de qua, a de là, però a me è venuto un po' in mente il social network, no? Che cosa intendo? Nel momento in cui tu scorri, trovi una notizia, la leggi, magari anche una notizia interessante, ma subito dopo ne è un'altra da leggere, no? Quindi la tua attenzione, il tuo tempo che hai potuto dedicare a quella cosa si è ridotto drasticamente all'improvviso, e scorrerai alla prossima, e quindi saprai un po' di questo, un po' di quello, un po' di quella. Qu-
quanto, cioè, qual è il livello di profondità che si può raggiungere oggi riuscendo a mantenere un focus e che sia un focus che oggettivamente poi ti porti da qualche parte? Magari Gabriele oggi ha la coscienza, l'esperienza, ha preso le botte in testa anche per capire che magari spostarsi sul, cioè se scendi in profondità arrivi sul sistema operativo e già quello ti dà tanto di quella di quella robustezza che non puoi raggiungere magari in altro modo. Però di contro ti dico un'altra cosa, Gabri, che non è avvalorante o una giustificazione per chi magari questa cosa non la fa. Però probabilmente quando hai iniziato, Gabriele, i livelli di profondità ai quali doveva scendere erano tre. Sto sparando, sto dicendo una cazzata. Sì, sì. Erano tre, quindi anche il timore di raggiungere l'obiettivo era minore. Cioè oggi parti da un livello talmente astratto che per scendere in profondità hai già terrore di doverti inabissare nella fossa delle Marianne. Cioè, sembra una stupidaggine, però c'è anche un discorso di percezione. Ma io che comincio a studiare, sto facendo un esempio, i servizi che mette a disposizione Azure, la GCP, AWS, e qua e della... Ma quanto tempo avrò bisogno prima di arrivare in profondità? Perché di contro questa è una piramide rovesciata. Assolutamente, sì. Di contro, cioè io sto appoggiando, sto cadendo inizialmente su una base enorme. Quindi prima di scendere ho tutti gli input che mi arrivano in orizzontale sullo stesso livello, sto gesticolando questa sera, ho condannato perché sono preso dalla discussione, che di contro ti possono anche sballottare un po' di qua e un po' di là. Questo secondo me è uno dei problemi reali oggi, cioè quando tu magari dici ok, io ho studiato ad alto livello, sto sparando una cosa come un'altra, Fargate, ok, ma sotto Fargate cosa c'è? Aspetta però, ci sono un altro servizio che è appena uscito che mi potrebbe aiutare a... E magari mentre stavi per scendere risali subito perché magari ti è arrivata la possibilità di imparare o qualunque altra cosa. Quindi diciamo che oltre a scendere in profondità, oggi è molto più ampia anche il livello orizzontale oltre quello verticale. Secondo me fa molta paura questa cosa. Cioè... Allora, assolutamente sì. A parte che ho messo la luce sbagliata e siete dietro, però vabbè. Ma non ti preoccupare, io ho una luce fa schifo, sono qua piano. Allora, assolutamente sono sì. Sono più sano di così di solito. Ma ripeto, cioè, questa chiacchierata vuole essere assolutamente un invito, non una pretesa, non un'arroganza, capito? Un invito perché secondo me il sistema operativo è affascinante. Scoprire, capire che alcune cose sono state pensate nel 75, per esempio, che noi ancora tutt'oggi utilizziamo, a me fa venire la pelle d'oca, cioè sinceramente mi fa venire la pelle d'oca, capito? Tutto qua, quindi è semplicemente un invito. Io capisco il fatto, quello che dici tu oggi, è devastante per una startup, non è che puoi perdere tempo a stare lì a vedere il parametrino, l'MTU del software, non frega un cazzo a nessuno perché tendenzialmente funziona. È semplicemente un invito perché la roba è troppo. Il commento di quello di prima, Angelo, se non sbaglio, mettere insieme pezzi oggi è ancora più complicato, assolutamente sì. Fare un'applicazione oggi, esatto, fare un'applicazione oggi, mettere insieme pezzi è molto più complicato rispetto al passato. Assolutamente. Su questo non c'è dubbio, quindi si aumenta la complessità perché devi mettere insieme i pezzi e e questo non funziona. Quindi... Come dire, posso dire una cosa? Sì. Secondo me, tra l'altro, questo genere di problema sorge a qualunque livello. Cioè, oggi, sì, anche se devi fare un fottuto sito statico, cioè devi tirare su una, a meno che vabbè, non usi uno dei vari, sì, servizi, che però sotto hanno lo scibile, hanno tutte le pipeline agganciate di qua e trigger e commit, cioè. Il livello di complessità anche di orchestrazione di tutto Sambaradan
purtroppo non si è fermato, cioè non è direttamente proporzionale alla complessità del problema. Ora, tu giustamente dicevi prima la buzzword, hai detto chiaramente Kubernetes è la buzzword oramai in assoluto, cioè diciamo più attuale. Io vedo applicazioni fatte da startup con un banalissimo MVP che hanno architetture dell'altro mondo e che magari non arriveranno a dopodomani, no? Non l'architettura. L'architettura potrebbe essere un viaggio su Marte. Certo. Quindi c'è anche questa forma di, da un lato entusiasmo, che è una cosa che sposo, dall'altro questa insana competizione di inseguire a tutti i costi lo stack che deve essere più figo a tutti i costi e non quello che deve essere più funzionale allo scopo, no? Perché fa molto innovazione, no? Sto usando questo, a parte che Kubernetes ormai sta diventando come un sistema operativo, cioè dire che lo metto su Linux o dire che lo metto su Kubernetes ormai sta diventando una cosa normale, è diventato talmente semplice Kubernetes che il fatto di deployarlo su ormai diventa una cosa normale. Infatti, secondo me, attendere Kubernetes sarà così semplice che, come dovrai evitare di conoscere Linux, a un certo punto della storia dovrai evitare di conoscere Kubernetes, come magari chi ha dovuto vederselo dall'inizio con tutte le varie cose. Adesso vai su Google Cloud, due click, c'hai Kubernetes up and running, mettimi un IP pubblico, in 5 minuti hai fatto un sito pubblico, è per questo che dicevo, cioè è un altro mestiere. Io questo commento non l'ho capito benissimo, devo dire, però lo volevo leggere. Stiamo vedendo quindi la verticalizzazione in una tecnologia come fine, non come mezzo. Posso anche assumere un santomaggio di 25 anni che è un drago in una tecnologia, ma passata la moda. Ok, ora che l'ho letta ad alta voce, credo di avere capito. Giustamente lui dice, in questo caso la verticalizzazione è più l'obiettivo e non il mezzo per raggiungere lo scopo, no? Se tu hai quella verticalizzazione su uno strumento, puoi essere un drago su quello, ma è un po' quello che dicevamo prima. Se lo strumento decade all'improvviso e un santomaggio non è in grado, come ha fatto, di reinventarsi da OpenStack, sto facendo un esempio, perché magari è uno che se l'è visto non provando a vedere sempre cosa c'è dietro, probabilmente avresti perso capre e cavoli. Credo che si riferisse più a questo. Invece Angelo scriveva, quindi serve un approccio agnostico, riuscire a passare da un'astrazione all'altra e non fossilizzarsi su una e magari catturare le cose che rimangono. Verissimo, però ripeto, secondo me questa cosa crea grossa ansia. Cioè, sì. Perché oggi... No, ma tu pensa, Gabri, oggettivamente, da io che dico, ho tirato su l'architettura... su Kubernetes, come dicevi tu, il nostro sito ha una scalabilità che c'è veramente, possiamo andare fin sulla luna. Come hai fatto? Ho premuto due bottoni su Google Cloud, ho messo l'indirizzo pubblico, stiamo a posto. Una figura professionale di questa, per arrivare alla base di questa piramide, ma mi stava scappando una cosa catanesissima che non dico perché sennò mi bannano anche dalla faccia della terra, però ha voglia di combattere, voglia di combattere su una cosa del genere. Ma quindi faccio una domanda a Gabriele, che diciamo nasce come sviluppatore di questo tipo. Probabilmente non bisognerebbe creare più, anche il mercato che in questo momento diventa front-end developer, diventare uno sviluppatore a basso livello, cioè cominciare a entrare un po' a metà di questa piramide che diventa sempre più alta e riuscire a introdurre le persone oggi a un livello un po' più basso rispetto alla punta della piramide. Non ripeto, è una piramide rovesciata in questo caso. Sì. Potrebbe essere un'idea questo Un invito più che altro a
Esatto, a mettersi un po' in mezzo e cercare di capire, di contribuire, anche di avere un pensiero proprio, di reinventarsi, capito? Cioè la mia paura, che ho ovviamente io con questo talk non cambierò assolutamente niente, la mia paura è che noi ci ritroveremo in un prossimo futuro con quattro cloud, tutti quanti con Kubernetes, e staremo tutti quanti lì, cioè perdiamo un salvatore, capito, che ti inventa Redis, perdiamo programmatori super talentuosi che però devono seguire il business e quindi non hanno tempo di reinventarsi qualcosa. Questa è la mia paura. Poi con questo, insomma, voglio anche un po' concludere. Poi ci sono, se noi guardiamo le librerie, quello che utilizziamo, guardiamo, che ne so, Envoy, che chi conosce Kubernetes conoscerà. Envoy è uno dei software più scaricati nel mondo, eccetera. Io ho fatto una pull request tempo fa, era più una proposal che altro. Sono andato a vedere alla fine chi gestisce Envoy, sono quattro sviluppatori, nonostante i contributori siano centinaia. Con questo che voglio dire che chi segue la tecnologia sono poche persone, sono veramente poche. Se tu guardi, che ne so, Però un te la posso dire mondo. una cosa, Gabri, cioè secondo me non sono meno di una volta, è che in realtà ce ne sono molte di più che fanno anche tanto altro. Il Esatto. problema è che di contro l'accelerazione delle necessità forse rende oggi troppo pochi quelli che hanno questo genere. Io non sono mai stato così, quindi te lo dico in maniera, cioè io mi metto dall'altra parte, mi metto alla parte alta della piramide, no? E quindi dico, cioè cacchio, è che prima, faccio un esempio, come l'hai nominato tu, 10 Salvatore potevano salvare la situazione e far progredire il mercato. Oggi probabilmente con tutta la roba che c'è da fare e che c'è da manutenere e che c'è da far progredire o crearne l'alternativa più valida e via dicendo, 10 Salvatore forse non bastano più. Cioè, non so se Sì, riesco a esatto. No, 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 esattamente questo è il punto, esattamente questo è il punto. Abbiamo bisogno di, secondo me, abbiamo bisogno di più salvatore. Certo, di salvatore ce n'è uno su 10 milioni, forse anche di più, magari andiamo un po' meno, però secondo me c'è bisogno di questa figura come ce ne sono bisog come c'è bisogno di tantissime altre figure. Ora, a me piacerebbe anche, non so quanta gente sta ascoltando, a me piacerebbe sentire anche qualcuno che mi dica: Gabriele, stai dicendo una puttanata galattica, che io sono una persona che cambia molto facilmente idea, quindi anche una cosa per dire: è inutile quello che stai dicendo perché non perderò mai tempo a studiare E questo tipo infatti di cose. A me va quello che scrivono benissimo. invece scrivono esattamente, quindi proprio tutt'altro, niente, mi spiace, non dicono che dici puttanate. No, esattamente, in realtà, Gabri, io non credo che sia un discorso così assurdo, cioè ti faccio un esempio stupido, cioè se noi oggi proponessimo una masterclass di Rust, chiunque, sto dicendo di Rust perché è uno strumento, cioè un linguaggio, scusami, moderno, ma che punta al mondo del bassissimo, basso, molto basso livello. Cioè, però io credo che oggi, come al solito, ci si troverebbe con lo stesso dubbio e dire, ok, io studio Rust, ma poi quanti calciatori di serie A di Rust serviranno? Cioè è come quello che fa l'hockey su prato e quello che fa il calciatore della come si dice, la primaverina con gli amici del calcio. Di contro è vero, a calcio c'è molta più competizione, un po' anche questo un po' diametralmente opposto, ma di contro, ho fatto un esempio, io calciatori non ne conosco proprio, Parli con altro. sono una pippa mostruosa sotto questo punto di vista, però poi alla fine Cristiano Ronaldo, cioè uno ce n'è posti di lavoro per Cristiani Ronaldi, ce ne Esatto. sono pochi, Eh sì. cioè Cristiano Ronaldo si fa un mazzo quanto una casa, cioè oltre al talento ha avuto uno spirito di sacrificio, poi non lo so, non ho idea
della storia di Cristiano Ronaldo, figurati. Però dico, secondo me è sempre un discorso di percezione mischiata alla passione. Cioè, non ci vedo molto, molto altro. Poi è sicuro che servono i programmatori a basso livello. Cioè, è inevitabile. Però, cioè, quanti conosci oggi che ti dicono sì, io lavoro scrivendo C, ora al netto dell'azienda in cui lavori tu? Perché? Io non programmo in C per basso livello, io intendo conoscere un po' il sistema operativo, cercare di capire quello che sta succedendo, che ne so, conoscere un file descriptor, conoscere come funziona un po' a basso livello la connessione socket, insomma tutte queste cose che sembra che si stiano perdendo nel tempo. Guarda, ti faccio giusto un paio di esempi. Anni fa, veramente sembravano 30 anni fa, in realtà è successo 4 anni fa, però un ragazzo, tra parentesi, molto bravo, che mi diceva: ma tu come fai a lavorare da casa con aziende e così di qua di là? Ho fatto: guarda, non lo so, probabilmente fortuna, e un altro fortuna è che ho lavorato per un'azienda dove dovevamo contare letteralmente i byte per una serie di motivi particolari, quindi mi sono trovato con questa esperienza che sembra che in giro non ci sia. E questo mi risponde letteralmente: ma ripeto, bravissimo, lo conosco, ancora lavora, nessun problema, eccetera. E sì, però che palle sta roba così, capito? Il caso ha voluto che poi io sono entrato in SUSE e c'era un problema storico in OpenStack che non riuscivano a risolvere. In pratica mi sono messo lì a debuggare, era semplicemente un socket overflow. Ora, se tu lavori con i socket, e questa cosa già l'ho raccontata diverse volte semplicemente per invitare le persone a ragionarci su, questo socket overflow in pratica spegneva i server OpenStack, andavano giù. Perché? Perché semplicemente si reggeva della robaccia dal socket. Ora, non voglio dilungarmi troppo, però per dirvi, quando conosci determinate cose, hai intuito, a percezione, ci arrivi un pochino a capire dove potrebbe essere il problema, ma se tu certe cose non le conosci, e stai lì, l'altro giorno leggevo una discussione sul gruppo di Kubernetes che si parlava di MTU, se tu non conosci più o meno queste cose, amico, quando c'è un problema in produzione e ti capita una roba del genere, ti ripaghi tutto quello che ne hai fatto nella vita. Cioè, hai voglia di premere bottoncini. Te basta una volta, capito? Te basta una volta che ti succede una cosa del genere e te lo ripaghi tutto, ma tutto, 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 tutto. No, no, non ci sono dubbi, però tu hai detto una cosa, e per certi versi anche quando ho parlato con Salvo più volte mi ha detto questa cosa, no? Mi ha detto: ma io all'epoca ho avuto la fortuna, perché mi hanno chiamato, di andare a lavorare a Milano per un ambito di sicurezza informatica, bla bla bla, e lì, volente o nolente, ho dovuto affrontare delle cose che poi mi hanno aiutato. Ma ti faccio una domanda di ma tu, Gabriele Santomaggio, te le saresti studiate queste cose tu a casa tua per i fatti tuoi senza esigenza? Questa bellissima, questa è una domanda. Bravo, bravo. Potresti chiedere il saluto, lo so. Bravo, bravo, bravo. Non l'avrei fatto perché non c'è stato nessuno che mi ha detto di farlo, ecco perché rompi con gli uomini alla gente. Io rompo, scusate, ho detto una parolaccia, io rompo le scatole alle persone, perché ovviamente dici: ma che vuoi, ma fatti i fatti tuoi, ma perché è semplicemente poi io sono malato che studio di continuo, però è semplicemente un invito, perché nella mia testa dico: se l'avessi fatto prima, probabilmente non avrei perso anni ad immaginare queste magie, no? Che dice: oh, guarda, faccio questa cosa, chissà cosa c'è dietro, chissà quale magia c'è dietro, poi la conosci, è così. Quindi la risposta è no. Però scusami, i motori di oggi delle automobili sono estremamente complesse rispetto ai carburatori di una volta, no? Ah, che bello, quando li smontavi con la Vespa e ti mettevi... Io ho preso la mia moto a Napoli pur di prendere carburatori, qua non mi trovo. Comunque, questa è un'altra storia. Ma quindi, secondo te, un meccanico dovrebbe conoscere oggi tutti, o perlomeno buona parte dei dettagli di un motore, compreso il funzionamento della centralina, per ritenersi un valido meccanico?
Messa così sembra brutto perché sembra che io sia pretenzioso. Non è questo il messaggio che vogliono dare. Io, se vedete i commit che faccio, sono tutte stupidaggini, sono una pippa completa su certe cose. Ecco perché dico studiate e diventate migliori di quello che sono io, perché non l'ho fatto quando dovevo farlo, capito? Cioè, è così Guarda, perché condivido pienamente queste cose. questa cosa vi garantirà in futuro, a lungo termine. Se voi avete investito la vostra vita su Django e poi Django muore, capito? Siete finiti. Se invece voi avete capito quello che ci sta dietro Django e passate da Django a, dimmene un altro, a Joomla, ne butto così, a voi non vi cambia niente, però avete capito il meccanismo che ci sta sotto, Esatto, che questa è una l'avete giusta compreso. osservazione. Aggiungo in questo caso, se a te piace lavorare su Django, anzi, faccio un paragone un pizzico diverso. Se a te piace lavorare con Drupal, non c'è, secondo la mia idea, bisogno di andare a capire come sono scritti i moduli in C di PHP. È sufficiente che arrivi a un buon livello di PHP, ma può essere sufficiente anche quando stai lavorando con Drupal di scendere un livello appena sotto e cominciare a consolidare il livello appena sotto in modo tale che ti possa fare un domani da trampolino. L'importante è che quando poi ti sei fermato a quel gradino, quando sei sceso a quel gradino sotto e l'hai un po' consolidato in modo tale da avere un domani un backup, cioè di saltare un po' tra le piattaforme di Mario Bros, scendi di un altro gradino. Cioè non bisogna avere l'ansia di arrivare il prima possibile o tentare di scavare quanto più possibile, perché sennò oggi non è fattibile. Dico bene o Esatto, male, no, secondo te? no, no, è esattamente questo, è esattamente questo. Quindi, ripeto, un invito. Poi avevo messo un altro paio di punti perché stiamo andando un po' oltre, non voglio rompere le scatole alle persone. Molte volte quando noi utilizziamo le cose su internet, no? Cioè, tipo, a moltissimi piace fare apt-get e install qualcosa, ma quanti hanno fatto package? Cioè, quanti sanno come funziona un package? Quanti sanno realmente la rottura di scatole che c'è dietro fare un package? Personalmente l'ho fatti, sono stato maintainer di alcuni package per anni. Fare i package è una roba noiosissima, una rottura di scatole infinita, però se tu non metti il package appena esce la cosa, ti ritrovi la comunità addosso e dici hai taggato la 1.5 ma ancora non c'è il package, e fatelo sto package piuttosto che lo so pure io che in c'è sta sto package, fatelo. Quanti sanno effettivamente, capito? Ti piace fare apt-get, capito? Esatto, no, 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 Ti questo è piace, giusto. Esatto. so tutti apt-get con gli script degli altri, capito? I package fatti dagli altri. Con i package fatti degli altri, però c'è Esatto, un lavoro esatto. dietro ai No, no, package questa è mostruoso. esatto, cioè il punto è proprio questo. Oramai cioè io non pretendo che la prima volta in cui provi a installare un package tu capisca come sia fatto un package, ma ci mancherebbe, cioè sarebbe veramente continuare ad aprire all'infinito dei link su web. Cioè, ma No, no, cioè, in certo. un'unica sessione di studio tu finiresti da qui all'infinito, quindi non è Esatto. fattibile. Però cacchio, cioè, comincia ad approfondire man mano quello che trovi, senza fermarti. Oh, Gabriele, io qua ora mi inimicherò un po' qualcuno probabilmente, però di contro oggi i ragazzi vengono presi direttamente all'università con un posto di lavoro perché da subito si dà la possibilità di lavorare. Questo mi riallaccio a quello che Lo so, scrivevi tu, lo so. avevano mangiato il cuore per questa cosa. Ma ovviamente, e io all'epoca commentai questa cosa, tu lo sai, io non commento mai, sono sempre Sì. piuttosto easy, però quella volta mi sono permesso perché ho detto, ok, ragazzi, è vero. Però poi, prendendo un ragazzo che oggi comincia a scrivere da subito a un livello alto, diamogli una paga che gli darà moltissima difficoltà poi a riadattare magari il suo tenore di vita dicendo, no, io mi devo fermare un attimo perché devo cominciare ad approfondire, perché sennò qui resto sempre sulla cima Bravo. dell'iceberg, no?
E questa cosa poi crea un circolo vizioso non da poco. Io infatti l'altra volta ho detto una cosa, c'è anche chi mi ha scritto in privato dicendo però secondo me l'hai detta un po' male, io la ridico nello stesso modo secondo me. Spesso purtroppo oggi l'expertise, la RAL, anzi spesso la RAL non corrisponde all'expertise, ma non perché tu non ti meriti 80.000 euro, ma probabilmente 100.000 euro, 200.000 euro. Probabilmente, spesso, ovviamente non a questi livelli deve essere veramente valido, però diciamo che nel buon 70% dei casi, oggi la crescita della RAL è semplicemente essere rimbalzato da un'azienda all'altra. E quindi aver giocato più al rialzo che aver investito sulla propria formazione per ottenere ecco. Quello. Ecco, io ora chiaramente da quello simpatico diventerò quello odiato. No, ma guarda, è quel post che ho scritto che poi ho dovuto cancellare perché qualcuno l'ha capito e poi mi hanno riempito di insulti. Io è esattamente questo che sto dicendo, esattamente questo. Allora, dillo a me che te lo scrivo. Tu esci dall'università, fai un determinato lavoro, magari tu hai investito tempo, la tua famiglia ha investito tempo, soldi per mandarti all'università. Il rischio, se tu non continui un tuo percorso, di finire in un contesto che per te non è stimolante, ma qualcuno le ha definite le gabbie d'oro, e secondo me è una bellissima definizione, le gabbie d'oro, tu rischi a un certo punto di uscire fuori dal mercato. Ancora, l'invito è quello di cercare di sempre di crescere professionalmente anche lì dove il contesto non te lo permette, cercare di andare a fondo un po' come funzionano le cose, perché nel momento in cui quell'azienda, magari tu vuoi cambiare azienda, hai tutti gli strumenti, i mezzi per farlo, altrimenti li trovi... per rimetterti in gioco e magari anche trovare un'altra, tra virgolette, gabbia d'oro che altrimenti non riusciresti a trovare. Poi, veramente non voglio andare molto, molto oltre. Già siamo andati, esatto. Oggi io invito le persone che stanno, quei quattro che hanno resistito fino adesso, invito ad andare su GitHub e cercare la seguente stringa, any update on this, e c'è una valangata, migliaia di issue di gente, di programmatori che dice ho aperto una issue, c'è qualche update, no, c'ho anche con una sorta di arroganza, di presunzione. Io dico sempre, quando tu sei abituato che ti danno i soldi, ti pagano, sei coccolato, perché adesso assumi una certa arroganza come persona anche, che ti senti in diritto anche di andare a rompere le scatole ad altri, capito? Cercatela questa cosa, any update on this su GitHub con gli apicetti, vedete quante ce ne stanno, mi sono valangata. Ora, con questo voglio dire che a un certo punto questa festa probabilmente finirà, quindi invece di dire any update on this, probabilmente vi ritroverete a scrivere come posso aiutarvi gentilmente, altrimenti io non prendo stipendio a fine mese. Cioè cambiano un po' la posizione, cambia la cosa, perché adesso, capito, ti senti arrogante, perché ti senti forte, perché c'hai decine di richieste di lavoro, ma un giorno, come è successo nel 2004, nel 2005, gli anziani come noi se lo ricordano, ti ricordi che crollo che c'è stato? La voglia. Ci fu un crollo della richiesta. Adesso durerà altri 2-3 anni sta festa. 4, a un certo punto, ci risarà il crollo nuovamente quando sto cacchio di virus ci permetterà di ricircolare, eccetera. Nel 2000 ci fu l'adattamento al millennium bug, no? Tutto quanti, database aggiornati, eccetera, che si è protratto per un po' di altro. Questi anni c'è stato il Covid che ha fatto esplodere, poi sta roba finirà. Quindi o studi, o vai a fondo, o capisci, o ti reinventi, oppure a un certo punto passi da 2.500 euro a casa. Sì, sono d'accordo. Tutto qua. Assolutamente. Io voglio anche che qualcuno mi scriva in privatamente e mi dica che Gabriele ha detto un sacco di puttanate. Lo accetto comunque, però insomma volevo esprimere il mio... No, ma comunque sicuramente... questa deve essere il momento in cui... puoi ritenerti finanziato
per provare a crescere culturalmente. Cioè, esatto. Vediamola così, cioè, piuttosto che ora la dico in una maniera un po' romantica, però vabbè, piuttosto che parlare di gabbie d'oro, sarebbe il caso di valutarle come biblioteche d'oro, nel senso che bravo. In questo momento ti pagano per lavorare sicuramente, ma prova a capire che quelle 8 ore sono quelle che ti pagano, ma quelle che ti pagheranno in futuro sono quelle che spenderai dopo, cioè bravo. Le ore che spenderai dopo. Però Gabri, questo, ripeto, qua fa la differenza tra chi lo fa per mestiere e chi lo fa per passione. Io continuo sempre a sostenere, certo. A sostenere questa cosa. E, cioè, io stasera, ieri sera, quando sono tornato a casa, mi sono messo a studiare roba della quale non me ne faccio un cazzo. Ma non me ne faccio niente, ma mi devi credere, non mi serve. Però così avevo questo spirito di andare a studiare. A questo punto io direi di fare una cosa, Gabri. Andiamo a chiudere, anche perché poi... Assolutamente sì. Le nostre famiglie ci picchiano. Ma esatto. Ti chiedo un regalo, ok? Sì. Tolgo Gabri, la maglietta. Ci da quello... No, invece quello che ti dico, guarda che brave persone che siamo, tu sarai il primo... a ricevere la maglietta, le spille, gli adesivi Defini, non te ne farai un cazzo. No, assolutamente no, però, le indosserò con orgoglio. Un sacco di piacere. Ma sai perché? Di solito si regalano al pubblico per far sì che ci sia più gente, no? Perché la gente, ma non mi frega un cazzo, invece tu so che l'apprezzerai. Assolutamente sì. Assolutamente è una cosa fatta con veramente tanto sacrificio e non so se ti ricordi questa pubblicità di Gigi Sabani col sangue della Carelli. Sì. No? Assolutamente sì. Allora, ti chiedo una cosa, però non te la chiedo, cioè non me lo dire anche subito. Dammi 3 libri, però veramente 3 libri, che ognuno di noi dovrebbe leggere. E ne vuoi dare 5? Dammene 5. E ne vuoi dare uno? Dammene uno. Però è quello che tu dici, ok, però tu... Se vuoi veramente capire qualcosa, ovviamente nel tuo ambito ci mancherebbe, quindi diciamo del basso livello, ma che possa veramente essere buono per tutti. Ad esempio, c'è un testo sui sistemi operativi, io non mi sto ricordando come si chiama, che secondo me è bellissimo, è un testo universitario, non me lo ricordo, ribadisco, ma la mia demenza senile ormai è galoppante, che è scritto in una maniera però fantastica, dove tu non devi essere per forza il guru di noi altri, non ti resterà tutto di quello che leggerai, ma tantissimi meccanismi almeno li avrai intuiti, che già fa tantissimo, cioè capire. Ora io sono andato direttamente al sistema operativo, per carità. Però magari, non lo so, quello che tu ritieni... Poi lo ritroverò, di sicuro uno che si chiama Data, adesso ritrovo il link, Data Intensive Book, vediamo se lo ritrovo subito, se no, se lo ritrovo a prima botta, sì, questo qua è un libro bellissimo che va letto, poi vediamo gli altri se li ritrovo. Design e dettagli Data Intensive. Sì? Sì. E vi assicuro che non abbiamo... mi fai sorridere con questo libro. Questo qua, anzi no, c'è il link diretto. Vabbè, guarda, io metto questo, no, c'è il link diretto. Secondo me questo qui è uno dei più... Io ho scritto pure all'autore e l'ho ringraziato scrivendogli: sei riuscito a rendere semplice qualcosa di estremamente complesso. Allora ragazzi, libro, io mi permetto di dire una cosa, e sempre per avvalorare quello che dice Gabriele, questo libro, aspettate un secondo, perdonatemi, provo a fare una cosa, fermi tutti un secondo, share screen, Chrome tab, è questo, non so, ok, datemi un istante, datemi un secondo, è questo. Tu non ci crederai, ma questo è l'unico, uno dei pochi libri che ho visto posati sulla scrivania proprio di Salvatore. Detto giuro, questo me ne vado. ti giuro. Quindi
Cioè, questo comunque fa capire la qualità di questo genere di contenuto, che cioè, se me lo dicono Gabriele e Sapo, io sto in una botte di ferro. No, questo è assolutamente... Questo è illuminante, è un bel libro. Assolutamente, assolutamente. Secondo me c'è quel data intensive che un po' scoraggia ai più, nel senso che tu dici, ma sai, cioè io non è che ne scrivo data intensive, quindi a che cazzo mi serve? Non è vero, assolutamente non credo sia quello che ci... Sì, quello con... più che cinghialo, lo chiamerei maialo setoloso, però va bene. Però sì, va esatto, bene. Quello cinghialotto. Comunque sì, è proprio quello, è proprio quello. Se ti viene in mente qualcos'altro, tu dimmelo. Okay. Scrivi e poi lo scriviamo su LinkedIn. Okay. Ancora una volta, Gabri, tu lo sai, la stima... che reciproca, assolutamente, non c'è veramente ragione la reciprocità, però io ti ringrazio grazie a voi. Te la mando veramente la maglietta, assolutamente sì, assolutamente. No, veramente sì. La prossima live la faremo con la maglietta. Voglia. Ma guarda che ti manderò la maglietta di edizione limitata, tra grandissimo, capito? Capito? No, a parte gli scherzi, super volentieri, perché grazie, veramente, cioè queste sono cose, queste chiacchierate secondo me sono quelle che fanno bene veramente a chi fa questo mestiere, perché sai, io mi sono un po' stufato un po', e parliamo del mondo del lavoro, parliamo delle community, oppure presentiamo questo prodotto, oh minchia, c'è la documentazione, c'è... questa è più vita vissuta secondo me, che fa un po' vecchi oggettivamente, però secondo me può offrire quello stimolo in più di dire sì, forse stasera un libro di una cosa che non conosco me lo leggo, oppure, e poi scusa, mi permetti di dare un altro suggerimento, secondo me il libro cartaceo invoglia un po' di più sotto questo punto di vista, perché diciamo che ti dà quella possibilità di metterti lì, staccare anche un po' dal computer, perché tu prima hai detto una cosa, ma io ci tengo a sottolinearla. È verissimo, ora qua farò tipo il, non il romantico, né il maestro di vita, né sto cazzo, però è verissimo, è mio, posso dire queste parole. Però dico una cosa, verissimo. Studiate, siate dediti, dedicate quanto più tempo potete, ma non rinunciate ad andare alla festa, non rinunciate ad andarvi a spaccare la birra con gli amici, perché secondo me per essere un vero professionista devi aver vissuto anche l'esperienza che l'indomani mattina arrivare al computer, arrivare alla pagina, aprire il portatile, vedere il login e dire io che ora che devo fare, cioè... talmente tanto la tua serata è stata veramente divertente, diciamo, poi ognuno fa quello che vuole, però dico, non si deve comunque rinunciare alla propria vita, quindi anche prendere un libro di carta piuttosto che stare incollato al computer, puoi farlo lo stesso, puoi crescere in quest'ambito, ma non ti devi ammazzare per forza davanti al computer, sembra una minchiata, però secondo me no, sono d'accordo, sì. I dettagli che aiutano un po' a curare anche un po' se stessi, cioè non e vorrei fate sport. Finisca, e fate sport, quello voglia, io purtroppo mi sono fermato di recente, ma per altri motivi, ti dico, non vorrei che si finisca tipo Peter Griffin, no? Che a un certo punto non sa più scendere le scale, no? E magari non saremo più in grado di sfogliare il libro, no? Che ne sai? Okay. Perché saremo abituati, esatto, no? Non la perdiamo questa. Esattamente, quindi il libro compratevelo, ma compratevelo in cartaceo, che secondo me ha più valore. Esatto. Vediamo, c'è chi ci ringrazia. Meglio l'e-learning del libro, poter lavorare con gente competente come Gabriele. Sono d'accordo. La maglia con la firma di Francesco, questa ci penso. Ci sì. Penso. Ok, fico. grazie della chiacchierata, interessante. Sì. Sì, soprattutto a chi è all'inizio e soprattutto a chi ha un sacco di voglia, perché io ne conosco tante persone che hanno voglia, e ripeto, un pochino d'orientamento secondo me fa bene. Mi posso permettere di dire una cosa? Gabriele, se non erro, però possibilmente dico una fesseria, fa anche orientamento con Tomorrow Dev, possibile? Sì,
Sì, sì. Ecco, io non l'ho detto perché non... No, invece è importantissimo. Cioè, comunque avere un mentoring sotto questo punto di vista, ma magari Gabriele Pinco Pallo non vi dirà mai la riga di codice, perché magari manco se la ricorda la sintassi. Però vi può dare quel quid in più che è proprio aver affrontato la problematica, oppure dire, senti, dedicandoti a questa tematica stai perdendo tempo, approfondisci quest'altro che probabilmente di questi, ora non lo so. No, io ho il mio pensiero che cerco di non influenzare, perché sono appassionato delle cose, per esempio c'è chi è appassionato di front-end, eccetera. Io quello che rompo le scale, ieri abbiamo fatto una sessione che dicevo, l'ho fatta sotto MoroDev, una sessione sulla shell e sul bash, capito? Per vedere un po' di comandi, eccetera, eccetera, capito? Io non cerco di sempre di lasciare No, più che altro quello che intendevo è, sto facendo un esempio, stai studiando su una fonte non affidabilissima, punta su questo che magari raggiungi prima o con più profondità l'argomento, più che altro era questo. Sì, esatto. Allora, io mi ritengo soddisfatto, devo dire. Cioè, anch'io. Sono veramente, veramente molto contento e grazie a te, Gabri, tu lo sai, sei quando vuoi qua è casa tua e ora ti lascio. Appena mi arriva la maglietta. Ti ringrazio veramente per questa opportunità e la gente che ha avuto pazienza di seguirci. Sì. Grazie a te. No, ma la cosa bella è che in realtà mi sto rendendo conto che molti, questo genere di incontri, tra l'altro questo orario diciamo che non aiuta, infatti avevo pensato anche di cambiare orario da un lato. Però dall'altro, sai cos'è? Mi rendo conto dai feedback che ho che in realtà questo genere di chiacchierate vengono molto ascoltate un po' come sottofondo, sì, durante la giornata. L'altra volta lo facevo mentre cucinavo e ti ascoltavo. Esattamente, quindi la cosa bella è che questo genere di cose invece durano nel tempo, non hanno obsolescenza, no? Un tema di questo genere, quindi secondo me è figo per questo. Gabri, grazie, scrivimi l'indirizzo, mi raccomando. Assolutamente, grazie così a tutti. Lo pubblico su LinkedIn, così sanno tutti a picchiare. Ciao grazie. Grazie ancora. Ragazzi, è stato bellissimo, così come si dice dalle parti di Catania, Marricrio. Io vi ringrazio perché siete stati molto interattivi. Saluto Angelo. Saluto Samuele, Carmelo, Luca, sto dando nomi a Mario, insomma tutti quelli che hanno partecipato quando avete voglia anche di suggerire argomenti, ben venga, iscrivetevi al canale, mettete premete sulla campanellina, insomma fate quello che volete, ci si vede presto, il prossimo appuntamento prossimo appuntamento non è strettamente legato a Dev, è legato all'AWS User Group di Catania, ma ci sarà ancora una volta Luca Mezzalira che parlerà delle step function. Secondo me è super interessante. Chi vuole, anche se non fa parte dello User Group, non importa, è una cosa aperta a tutti. Ben venga. Ragazzi, buona serata, con tanta salute.